Come recita l'ormai noto canto religioso, il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Ria. E da quell'apparizione vicino Fatima nel 1917, ogni 13 maggio si celebra la Madonna di Fatima un po' in tutto il mondo cristiano. Sabato scorso il simulacro a lei dedicato, custodito alla Chiesa dei Cappuccini e a Sciacca, è stato portato in processione. Una tradizione che coinvolge primi su tutti i bambini della parrocchia, che vestiti con i tradizionali fazzoletti verdi ricordano Lucia, Giacinta e Francesco, i bambini a cui apparve la Madonna. Mentre badavano al pascolo riferirono di aver visto scendere una nube e al suo diradarsi apparire la figura di una donna vestita di bianco con in mano un rosario che identificarono con la Madonna. Dopo questa prima apparizione la donna avrebbe dato appuntamento ai tre per il 13 del mese successivo e così per altri 5 incontri dal 13 maggio fino al 13 ottobre. Secondo il racconto dei tre, le apparizioni continuarono per un po' di tempo, accompagnate da rivelazioni di eventi futuri, come la fine imminente della Prima Guerra Mondiale, il pericolo di una seconda guerra ancora più devastante se gli uomini non si fossero convertiti e la minaccia comunista proveniente dalla Russia. In seguito alla promessa fatta ai tre pastorelli dalla Madonna, il 13 ottobre del 1917 molte migliaia di persone, credenti e non credenti, riferirono di aver assistito a un fenomeno che fu chiamato miracolo del sole. Molti dei presenti, anche a distanza di parecchi chilometri, raccontarono che mentre pioveva e spesse nubi ricoprivano il cielo, d'un tratto la pioggia era cessata e le nuvole si erano diradate. Il disco del sole, tornato visibile, avrebbe ruotato intorno a un punto esterno, diventando multicolore e ingrandendosi come per precipitare sulla terra. A Sciacca, la parrocchia comunemente conosciuta come la Chiesa dei Cappuccini, in realtà è dedicata proprio alla Madonna di Fatima e ogni anno la celebra con la processione. Sabato scorso, a partire dalle 17, il corteo religioso ha fatto un po' il giro del centro della città.